altro gratuito, rinominare e ridimensionare un numero elevato di fotografie in maniera automatica. Cliccando pochi bottoni possiamo ridimensionare o rinominare o tagliare migliaia di foto in maniera completamente automatica. Il programma è gratuito, si chiama Irfan View. Possiamo scaricarlo dalla rete. Andiamo a scaricarlo. Scarichiamo l'ultima versione. Ecco, scarichiamo, andiamo a salvare. Ok. Una volta che l'abbiamo salvata, andiamo a aprire il file prima di installarlo con un buon antivirus, lo andiamo a aprire e gli facciamo la scansione, non si sa mai. Installato il programma, andiamo a aprire il programma, che in questo caso lo troviamo nella barra di avvio. Nel programma Irfan View c'è questa funzione sotto il menu File, Batch e Conversion and Rename. Vado a cliccare, quindi vado a decidere quali file voglio in questo caso ridimensionare. Trovo la cartella che contiene i file. È conveniente dividere i file tra orizzontali e verticali perché il dimensionamento così è più regolare. Vado a prendere ad esempio tutti i file orizzontali, li aggiungo. Questi qui saranno i file che andremo a ridimensionare. Quindi decido come ridimensionarli. Qui sono tutte le azioni che posso fare in maniera automatica. Li posso girare, li posso ruotare, li posso rendere in scala di grigi, in negativi, eccetera. Decido di ridimensionarli ad una grandezza, ad una larghezza di 1024 pixel. Quindi do ok. Decido quale cartella deve contenere questi file, ad esempio nella cartella 1. Ok. A questo punto, quando ho deciso quali file, dove andare a salvare questi file, cosa deve fare il programma? Faccio partire la funzione di batch di conversione. A questo punto il programma va avanti, fa il suo ridimensionamento. Io posso anche andare a prendere un caffè perché lui va avanti da solo. Quando ha finito, mi avvisa, io posso uscire, vado ad aprire le foto. Vado a vedere che le foto originali erano 4900 pixel di 11 mega. Le foto che ho convertito sono di 1024 e sono solo 186 K. A questo punto posso ritornare in Irfan View, posso fare la stessa cosa con i file che ho salvato nella cartella verticale. Quindi ritorno nella cartella delle foto, scelgo le foto verticali, seleziono il primo, tengo premuto lo shift e seleziono l'ultimo per aggiungerli tutti. Poi vado a cambiare, in questo caso non sarà più la larghezza ad essere 1024, ma sarà l'altezza di 678 pixel. Quindi do ok, cambio la cartella. Ok. E faccio partire di nuovo il batch. Finita la conversione, posso uscire, posso andare a vedere le foto. Quelle verticali erano sempre 3200, 4000, sempre 11 mega, 12 mega, impossibile per pubblicarle sul web. Quelle a bassa risoluzione hanno mantenute tutti la stessa altezza 678, eccole qua.